ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con la lista che ho portato al Winacase di domenica, che non vi ho portato finora perché ho avuto delle cose da fare, quindi mi scuso per l'inattività comunque su YouTube. Purtroppo, non so come cambiare il video perché ho fatto 4 win e 2 pat. E poi abbiamo splittato tutta la top 8 e sono entrato in top 8 come quarto. Quindi, cioè, penso che chiamerò il video tranquillamente mazzo post banned, eccetera. E mo vi faccio vedere la lista. Questo fine settimana il YSS Remote di americano. E vabbè, per chi mi conosce già sa che porto questo mazzo, come avete detto dal titolo. E ora vi faccio vedere le prime cose che ho cambiato post banned, anche se già ora ho cambiato certe cose, ma ho ampiamente spiegato in live su Twitch. Quindi vi ricordo di seguirmi su Twitch, link in descrizione. Appena starta il video, comunque c'è il link del canale. E vabbè, passiamo alla lista. Mi scuso per la grafica, ma non ho modo di farlo in modo migliore purtroppo in questo momento. Quindi questa. Allora, gioco a doppio Rino. Tripla Shen, tripla Avernus, tripla Merli. Doppio Rino e non 3 perché sinceramente mi sono sempre trovato bene a 2. È vero che non va sotto Bestial, ma non mi piaceva tanto come normal. Perché appunto è una normal che è molto influenzata comunque dai Bestial, che fa solamente Foolish, che non è scarso ovviamente. Però quella Foolish va sicuramente sotto Bestial, invece tipo Merli a 3 perché può millare più di un pezzo, come non può millare niente, però diciamo che come è costruito difficilmente non milla nulla. Mo sto provando già a 3. In live già ho fatto della lista che vorrei provare e probabilmente porterò al YSS americano di questo fine settimana. Però per il Winacase ho giocato così. In questo evento avevo tanta paura di Floander e mazzi di merda, quindi vedrete che cosa ho messo. Ho giocato, vabbè, per gli Shizu, Tremutore, Trekkeldo, Trekkelbeck, Monagito. Monagito l'ho lasciato perché continua a giocare Araldino. E senza Araldino probabilmente non giocherei Gido, anche se fa la giocata di Keldo, scarto Kelbeck, fai millare Aloppo e addi a Gido, così lo porti special e fai 3-4 a terra. Però lo gioco solamente perché gioca Araldino, sinceramente. Più le volte che non la fai questa cosa che la fai. E le volte che lo peschi è un bel paletto, quindi al momento lo gioco perché gioco a Raddino, diciamo. Il restante è invariato, sinceramente, mi piacciono così. Ho giocato 3 Magnum, 3 Druisvor e Mono Saronir. Ho giocato 7 Bestial invece che 6, come giocavo di solito, perché ho tolto dalla side le Ghost Bell per mettere altro, e quindi ho voluto alzare comunque il ratio dei Bestial per coprire di più il mirror. Ho giocato Triple Velleryno, doppia Scream, Mono Earthbeat, anche se non c'è più Mina Earthbeat, io la gioco perché è una grande play contro Clova, una grande play contro i mazzi comunque che settano, anche a Mirror è bella forte, togliendo la Velleryno, barra Salik, e a me piace, non la cambierei sinceramente, mi sento abbastanza confident a lasciarla main deck. Ho giocato la quarta per l'Ereno, la Instant che va bannata. E ho giocato, come diciamo, Tech, Set Rotation con Zombie World. Set Rotation con Zombie World perché? Principalmente Pinguino, perché avevo una grande paura di Pinguino a questo evento. Quindi volevo una giocata di main molto impattiva. Ma anche, cioè questa qui si è rivelata forte perché toglie anche la per l'Ereno dell'Oppa Mirror, che è molto forte come cosa. Poi toglie, non ti fa via Perma. È una quinta per l'Ereno. Non ti fa prendere Perma perché gli metti la Zombie World a lui e tu prendi per l'Ereno, starti e già se pigli tipo Sprite non è male. Ed è buona anche contro i mazzi in merda, barra Pendolo che ti mette Necrovalle e gli togli anche la Necrovalle. Quindi sinceramente a me piace, al momento l'ho kippata comunque nel main. Ho giocato Mono Salik, Mono Crime. Non più due Salik perché per questo evento, avendo tanta paura di Pinguino, volevo andarmi sempre a setappare con la Crime di primo, però non mi è piaciuta, vi dico la verità. E infatti sono ritornato alla doppia Salik per chi mi sta seguendo sempre su Twitch. Questo era il main, 41 carte. Poi ho giocato di Extra,
Sempre i tre link, mi trovo molto bene, non ho mai sentito il bisogno di altri link, mi piacciono così. E poi ho giocato i Sai Fusione, Kit, poi si fa sempre Mono, Mudragon, Stapedia, Gargura, non catterei nessuno, li faccio tutti, vanno bene così. L'unica cosa che mo sta giocando Kashtilla, questa qua forse si potrebbe alzare, sicuramente si alzerà post Photon Hypernova per Liyun, a mio parere, perché se ti bannano Kit Kalos è un gran problema. Ho giocato sempre Mixis, Redur, Dweller, Babushka, troppo forti, non hanno senso. E poi ho giocato Bea, questa qua l'ho fatta sempre questo torneo, troppo forte, e Wollo perché volevo un altro rango 6, non ho giocato Aussa perché mi piace più tanto, sinceramente. Di solito quando ho gli Earth a terra cerco di andare sempre per giocare Ixyz. E poi ho giocato proprio Zeus, che è troppo forte, l'unica cosa che ti fa ribaltare certe situazioni impossibili, perché sennò dovresti solamente quittare. Secondo me questa extra è obbligatoria, a parte una barra due carte. Poi di solito ho giocato Scatter perché è livello 2, una Banshee doppia zombie che vanno a completare il reparto con il main con la set rotation e altri zombie. Ho abbassato le Banshee da 2 a 1 perché volevo più spazio per altre cose che mo vedrete. E sinceramente preferisco pescare zombie World che Banshee. Ho giocato tripla Dark Ruler che secondo me in questo momento è obbligatoria. E sono stato combattuto con Dark Ruler e Raijaki perché Raijaki è più forte contro Pinguino. Però Dark Ruler mi dà valido anche contro Sprite, che comunque non è un matchup da sottovalutare. Quindi ho preferito Dark Ruler per coprirli entrambi. E mi si è rivelata forte anche contro Exosister, che ho preso. Tripla TTT, vabbè, carta più pesata del gioco. Tra main e side ci deve stare per forza, perché sennò non fai un cazzo. È un side in, side out perfetto, ed entra contro quasi tutti i matchup. Poi sono risalito a Triple Twin, Mono Spolverino. E un'altra mono per Gullet. Questa qua per vabbè, Pinguino è inutile che ve l'elenco. Altri mazzi di merda. Sono troppo forti. Fanno trigger agli Shizu. Veramente troppo forti. Gullet perché tenevo una mono per. Volevo un'altra cosa contro Shifter. E vabbè, raga. Questo era il mazzo. L'ho giocato così. Avevo tanta paura di Pinguino. Sto evento, anche se non si è rivelato uno dei matchup che più ho preso. Ho preso molto matchup vari, ho preso Exosister, Flowa, Branded Bestial, Mirror Match, Sprite e un Ready Raptor che ci ho pattato. Vabbè, no, ho giocato così, però vi dico la verità, è forte, però già l'ho cambiata perché non mi dava lo stesso feeling che mi hanno dato le altre liste. Quindi vi rinnovo l'invito di seguirmi su Twitch, link sempre in descrizione. Questo fine settimana come andrà il YSS, vi farò uscire la lista spiegata per bene su YouTube. Mo iniziamo anche un altro programma che è il podcast che ci sarà praticamente ogni giovedì barra venerdì alle 21. E questo è tutto. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.